così qua. Dunque, abbiamo deciso oggi di metterci al lavoro per creare la lampetta e abbiamo anche deciso di sistemare meglio le librerie intorno al tavolo degli incantesimi. La situazione è questa. Il tempio ci ha fornito sufficienti livelli per poter fare qualche esperimento con la libreria degli incantesimi. E grazie alla Verga dell'Urbano potremmo creare l'alambicco e iniziare a, diciamo, creare pozioni, o perlomeno a sperimentare qualche pozione. Guarda che ci vuole pietrisco, non la pietra, per fare l'alambicco. Detto questo, abbiamo una vesuca e quindi ci sono due soluzioni. Soluzione 1: seminare la vesuca, aspettare che cresca e utilizzare le due parti che ricaveremo da ogni singolo pezzo seminato, seminarle ancora e avere la nostra piantagione di vesuche nel mondo normale. Però questa situazione non è favorevole, perché occorre la sabbia delle anne, e la sabbia delle anne si trova, indovinate un po', all'inferno. Per il momento abbiamo piantato la lampetta, adesso dobbiamo incominciare a creare delle ampolle, riempire d'acqua e posizionarle sulla lampetta, pronte per l'uso. Siccome piantare occorre la sabbia delle anne, presumo che dopo aver sistemato il tavolo degli incantesimi, fatto qualche sperimentazione e sistemato le ampolle sull'alambicco, e credo che sia questa la soluzione in questo momento più adatta, giusto? Ci potremmo dedicare a, secondo me le lasciate nel baule invece, non le messe nell'inventario. In questo periodo sono un po' distratto. Dicevo, dopo aver sistemato questi due progetti, non sarebbe una cattiva idea procurarci lo studiare dalla nostra fabbrica e iniziare la costruzione del portale, perché con molta probabilità potremmo sbucare in una zona dove probabilmente ci saranno molte risorse utili per il nostro progetto. Innanzitutto ci procureremo i mattoni infernali, che sono già una buona forma di materiale da costruzione. Da quello che so, sono resistenti al fuoco e alle esplosioni, per cui potrebbero essere usate anche contro i creeper. Mi raccomando, deve venire una specie di quadrato di almeno 8 cubi. Ricordatelo, non ti ingannare. Dicevamo, dopo aver creato il portale, ci potremmo dedicare alla raccolta dei tre elementi primari, anzi no, quattro elementi primari che compongono l'inferno, e cioè la pietra degli inferi,
passa delle anime e la pietra luce che si ricava dai blocchi di luminite. Ti consiglio di usare prima i libri, vedrai che sono rimasto. Quinto mondo. Cosa vuoi? Vista la tua proverbiale caduta, visto il fatto che i zombie scheletri ti mitragliano sempre, visto che questo danneggia di più le creature viventi, per cui i ragni. Dicevamo, procurandoci tutti questi elementi, da quello che so, si può tranquillamente usare la polvere di pietra luce anche per i pontesimi, per le pozioni. La sabbia delle anime ci servirà per poter coltivare la verduca e se abbiamo un po' di fortuna, nell'inferno, troveremo altre verduche. E quindi non sarebbe una cattiveria per un campo base anche all'inferno. Ma questo è tutto da decidere, tutto da vedere. Per il momento, per adesso ho creato dei mezzi blocchi di pietra per chiudere la libreria sotto un tetto, che anche per lui era esteticamente non troppo bello. Invece, in questo modo, assumere un aspetto esteticamente migliore. È inutile che ti spaventi di colpo. Tutti i rumori che senti, incendi, eccetera, vengono dal sottosuolo. Noi abbiamo costruito la libreria vicino sopra una gigantesca grotta sotterranea che ancora non abbiamo esplorato per ovvi motivi. Perché se i zombie vengono a capire che sulle loro teste ci sta un punto di uscita, verranno a rompere i coglioni qui. Ecco, adesso che la libreria è pronta, che il nostro altro comunicante è pronto, ha un'estetica migliore. Ecco, adesso ci mettiamo anche le colonne. Così sembra proprio l'antro dello stradone. Ma si vede anche una bella figura qui, dicono. Vediamo qua, sono tutti i pezzi di vetro. E adesso, mettendo l'ampino, dovremmo creare appunto l'ampino. Non ci vuole usare tutti i pezzi di vetro, tanto di sabbia e di lumino. No, perché in questo periodo abbiamo costruito anche un piccolo porticciolo sulla punta estrema, diciamo, alla destra della nostra casa guardando l'ex villa delle Vigne, dove abbiamo già posizionato delle barche. E quando avremo abbastanza redstone e pistoni, creeremo anche un porto con le porte aperte e ricevibili, in modo che le correnti marine non ci portino via le barche. Inoltre, quando avremo la luminite e le torce di redstone, con molta probabilità creeremo anche un faro di segnalazione che possa essere utile per vedere il punto di rientro dal mare. Abbiamo anche pensato di non costruire la classica scala a piodi per raggiungere la cima del faro, ma invece di creare un ascensore ad acqua. In fondo basta secchi d'acqua e cartelli. Se la cosa funziona, la faremo vedere costruita. Quella che stiamo facendo adesso è la 52esima puntata, sempre in modalità hardcore.
abbiamo deciso una cosa. A lungo andare la cosa potrebbe diventare tediosa, potrebbe diventare pallosa. Per cui abbiamo preso una decisione che non so se verrà ben accettata da chi segue la serie, ma per il momento che non riceviamo qualche commento positivo su come continuare questa serie, saremo costretti ad agire in questo modo. E cioè, quando arriveremo al 70° episodio, che grosso modo sono il numero massimo di episodi fino adesso trovati in Minecraft, poco più di 70 episodi in tutte le serie che abbiamo visto, non hanno fatto più di 50-60 episodi, noi cercheremo di arrivare a 70 episodi. Dopodiché abbiamo deciso di sospendere la serie, o perlomeno sospenderemo la prima stagione di questa serie e magari la continueremo quando riceveremo qualche commento oppure quando riceveremo qualche consiglio su come farla progredire in questa serie. Allora, abbiamo creato la libreria, abbiamo messo a posto la libreria. Adesso non sarebbe una cattiva idea utilizzare un paio di libri incantati per mettere a posto tutti gli stivali, perché la tua tendenza a cadere è brutta. Dopodiché ti consiglierei, visto che il legno è molto danneggiato, di prendere qualche diamante e di ripararlo. Ce ne sono giusto due lì. Vediamo un po' quanto viene a costare. Sono accettabili per avere un elmo con un uomo. Allora, questi sono i presupposti per i prossimi episodi. Procurarci lo stiamo e creare il portale. Andare all'inferno, procurarci il materiale e costruire perlomeno un campo bello all'inferno. Naturalmente all'inferno ci sono alcune creature che potrebbero darci fastidio, come gli spettri, oppure i polimorma. Ma speriamo di poterli ammazzare, perché i cubi di magma che danno la crema di magma, e da quello che so è un elemento che serve per creare delle pozioni, mentre invece gli spettri ti danno la lacrima, e anche quella viene utilizzata per creare le pozioni, in questo caso pozioni di forza. Cosa necessaria? Scusate, ma eliminiamo un paio di ospiti imbratiti nelle vicinanze, perché vorremmo, visto che abbiamo ancora qualche minuto prima di sospendere la registrazione, finire di mettere a posto le cancelle sbarre di ferro intorno al nostro recinto per un'occasione più che altro estetica, perché già il recinto come è fatto in modo terrestre, come vedete, zombie e scheletri non possono accedere. Gli unici che ci romperanno sicuramente i coglioni sono i ragni e gli alieni. Però i ragni, ci siamo accorti che quando salgono sulle sbarre tendono a cadere, per cui abbiamo deciso di farne un po' strato. Dicevamo, meno male che ti sei fatto un incantesimo, ti sei già capito, bravo. Dicevamo, una volta completata questa situazione, finito di mettere i recinti, probabilmente ti faremo un sonnellino
でもね、みんなそう思うから、ごめんなさい。いい道よりも、やばい。で、どうしてメントで来るかね。それも、ちょっとプレバルでね、一緒に、そんなに、あんたやな。で、ポストドルで、パパでないんで、もう、とかそうなんで、いろいろなんで、すてきな、ちょうどでもない。もう、ポストなれのおろとるとか、できなかそうなんで、riesce in tutto quello che fa ho deciso di andare in maniera ho deciso di andare per loro tutte cose che ti riescono facilmente senza troppo di difficoltà anche con l'aeroporto secondo me molte persone sono invidiose e detestano questa tua capacità di riuscire sempre a raggiungere i tuoi obiettivi molte persone nella realtà che non riescono mai a raggiungere i propri obiettivi che sono pensati quindi rinunciano tu invece riesci ad andare avanti senza problemi come avete visto anch'io ho iniziato una serie e sono stato costretto a iniziare comunque rispetto al mio fratello io sono molto vergine per quanto riguarda mangio per cui quello che faccio solamente visto per lui per cui non ho l'obiettivo per cui visto che sta anche la bomba e visto che i cancelli sono quasi pronti possiamo dirvi solo una cosa seguite il prossimo episodio